Buon pomeriggio, ben ritrovati. Siamo alla seconda parte del nostro pomeriggio, che è anche l'ultima parte, quindi sarà una fine. Io sono molto onorato di essere chiamato a presiedere questa sessione dove parlano due big, diciamo, per l'anno. Il professor Kalenhoff, devo scomparire, e allora non c'è bisogno di interpretazione per il professor, noi dobbiamo essere diventati lui. Vi do senz'altro la parola al professor Cervetti, che il titolo compaia in francese, ha deciso di parlare in italiano ed è anche io che ringraziamo il mio testo è in francese, ma parlerò in italiano e sarà piuttosto un riassunto che non una. Allora, era prevista relazione, è indicato da comunicazioni, tender sarò fra la comunicazione e la relazione senza andare oltre, e dunque taglierò abbastanza e sarò alla disposizione di tutti per dare tutte le precisazioni che potrei. Se alcuni non hanno il handout, ci sono ancora esemplari. Dunque, non voglio tornare sulla questione, la questione dibattita tra specialisti sull'organizzazione delle lunghezze nel endecasillabo, faleccio. Se volete avere il mio sentimento, è che all'origine per me questo verso era costituito di longhe e di breve e non di piedi o di metri, che dopo ciascuno, sia grammatico sia poeta, ha proposto, secondo la sua propria lettura o le sue proprie teorie, diverse combinazioni di metri o di piedi. Tutta questa parte teorica la lascio. Vorrei, concentrando la mia attenzione su l'ethos e sui punti strategici di questo metro, e ancora taglierò perché alcuni sono troppo specifici, voglio presentare cinque poeti neolatini del 400 e mettere in evidenza sia alcune tendenze o al contrario alcune specificità personali. Farò anche dei paragoni con altri poeti, perché ho studiato più di 10 o 12 poeti in endecasillabi falleci. Un breve riassunto di ciò che è il metro dai greci ai latini. Ho fatto tutto il seminario su questo e ho avuto la sorpresa di scoprire che è possibile tracciare una storia molto precisa con infuse, incroci di infusi, tali che non l'ho mai incontrato per altri metri latini. Dunque, l'endecasillabo falleccio apparisce un po' da Safo, alla quale Cesius Bassus attribuisce l'invenzione, Anacreone, forse altri, forse anche nel teatro, ma è all'epoca ellenistica che sviluppa l'endecasillabo falleccio con Phalaikos che ha dato il nome, il quale secondo Diomede sarebbe l'inventore e chi il primo ha scritto un poema in endecasillabi falleci, Katastikon, è un numero particolare di 8, perché dopo aver fatto tutto questo studio molto largo, penso che sia una simbolica del numero 8 legato all'endecasillabo falleccio. Anche Teocrito, in un epigramma che risponde al mio avviso a Phalaikos, ha scritto in 8 un poema in 8, tornerò un po' su questo argomento, una specie di Odoadi
di endecasillabi faleci. Poi il metodo si sviluppò presso il latino, gli amici di Catulo, soprattutto Catulo, come sapete, poi un po' Mecenate, Ovidio, soprattutto i Priapeia o Priapea pseudo-virgiliani, Marziali, Stazio, senza dimenticare, Seneca, Petrona, Plinio il giovane, il suo amico Sentius Augurinus, che compone un poema di 8 endecasillabi. Questo metro non è dimenticato nella tarda antichità. Tiberiano, Ausonio, Prudenzio, Cipriano, il cosiddetto Cipriano Gallo, eccetera, fino a accentuata, ciò che è confermato dai Priapei. Ma è anche un metro dedica, un metro bacchico, anche epistolare, per piccole epistole, biglietti, direi, tra amici. Con Marziale il campo del faleccio s'allarga a tutte specie di poemi di circostanze, anche letterari, anche epidistici e epidittici. E in questo campo lo sviluppo si farà da Stazio, Stazio che farà rompere la cornice stretta dell'epigramma. E l'epigramma, l'endecasillabo può essere un metro ora per forme poetiche epidittiche. Su questo punto Stazio sarà sviluppato da Merau Baudes, ma non dico di più perché François Platon-Nicolet è partito. Presso Ausonio ritroviamo l'uso liminario del poema in riferimento esplicito a Catullo, e anche l'endecasillabo è introdotto da elementi di variazione metrica in epistole polimetriche. Con Prudenzio questo metro diviene un metro lirico, un metro lirico cristiano, penso ai due inni di Prudenzio, in strofe di 3 endecasillabi. Ma Prudenzio ha il sentimento di questa trasgressione del metro, perché l'ultimo verso, e questo l'avete, è il primo testo del mio handout, l'ultimo verso dell'inno sesto del Peristephanon è «Dulces endecasillabos revolvens», «Dulces endecasillabos», è in realtà un ossimoron, perché l'endecasillabo era finora un metro mordante, satirico, osceno, non dolce, ma per dire le verità del messaggio cristiano è divenuto dolce. Prudenzio sarà seguito dal cosiddetto Cipriano Gallo, che riprende questa strofa lirica di 3 endecasillabi per canti biblici, siamo nella poesia biblica, nel Euterpes. Sidonio Apollinare ritrova la linea di Catullo, Marziale, Ausonio, funzione liminario di questo metro, valore epistolare, valore epidittica, ma anche, e questo apparentemente è il ritorno all'uso greco, anche per epitaffio. Dunque, passiamo al faleccio umanistico. Apparentemente i primi falecci umanistici devono essere attribuiti a Leonardo Bruno e è legato alla riscoperta di Catullo. Coluccio Salutati possedeva un manoscritto di Catullo e non è stupendo che il suo allievo e amico Bruni abbia imitato Catullo anche metricamente, perché devo dire soltanto su un punto tecnico: la base di questo metro, le due
due prime sillabe. Presso i greci erano libere, lunga o breve, breve, lunga, 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 eccetera. Da marziale era divenuta quasi di regola spondeo, due lunghe. Catullo aveva mantenuto per una parte la libertà dei greci. Bruni fa la stessa cosa nei 49 endecasillabi, un po' o abbastanza salace, anche quasi pornografiche, direi, o meglio proprio ite nunc amores, eccetera, scritti tra il 1406 e il 1412. È sorprendente che Antonio Beccadelli, che conosceva particolarmente Catullo, il Priapera, anche ovviamente Marziale, è sorprendente che Beccadelli non abbia introdotto questo metro salace nel suo, fra virgolette, scandaloso Hermaphroditus. Ma un altro, in francese, compère del gruppo di ciò che ho chiamato il gruppo di Siena, Enea Silvio Piccolomini, ha introdotto due piccoli poemi in falleci nella sua raccolta di epigrammata, un epigramma erotico, un epigramma satirico di fattura classicista. Anche di fattura classicista sono gli endecasillabi di Cristoforo Landino nella Sandra, per un poema liminario e per una satira della crudele Ginevra. Con Francesco Filelfo, e torno a un autore del seminario, siamo alla metà del 400, il falleccio ritrova un posto veramente importante in una raccolta ufficialmente lirica, ma che in realtà è polimetrica, Carmina o Ore. Ho rilevato 8 poemi o frammenti di poemi in falleci, sia dal canonico 8 versi fino al molto più largo 169 metri. Un poema cortigiano al re di Francia Carlo VII, una satira di un caneo. Un biglietto a un amico, la conclusione del libro secondo, dunque valore liminario. Un elogio polimetrico di Sigismondo Malatesta, una lunga epistola poetica al cancelliere del re di Napoli, una lunga inventiva, una parte di un ringraziamento polimetrico. A questi due poemi devono essere aggiunti, l'ho detto durante il seminario e qui sarò molto breve, due piccoli poemi molto interessanti dove l'endecasillabo entra in distici che sono in rapporto con Boezio. Ci sarà una filiazione Boezio, Filelfo e poi Callimaco Esperienti per questo tipo particolare di distico con l'endecasillabo falleccio. Prima di passare ai 3 altri poeti del mio intervento, devo dire 2 parole di un umanista marchigiano, Francesco Ottavio Cleofilo, che ha pubblicato nel 1478 una raccolta di poesia, di poesie d'amore intitolata Giulia. C'è un poema in falleci, poema molto corto, ma anche se è corto è molto utile come punto di paragone, perché come l'ho mostrato, visto e mostrato per quasi tutti i metri, Cleofilo non è un buon poeta, ma è un professore che sa particolarmente l'uso scolare del metro, e dunque Cleofilo rappresenta l'uso scolare del
endecasillabo faleccio. Allora, è un uso scolare normalizzato fino, direi, alla monotonia. La base è sempre spondaica. Taglio altre cose. Nessuna sinalefe. Donde un numero di parole nel verso più ridotto, perché le parole sono più lunghe e dunque ci sono meno possibilità di fine di parola. Le finali sono regolari, non c'è monosillabo alla fine, un solo tetrasillabo, quasi sempre un trisillabo, la monotonia totale. Una particolarità, perché la monotonia può anche essere un modo di espressività. L'unico caso è il nome della donna cantata, Giulia, che su 13 versi torna 5 volte prima la cesura al quinto bene. Dunque, questo è un esempio del endecasillabo scolare. Callimaco Esperiente, lui è molto più interessante, ho lavorato sui suoi epigrammata, composti in maggior parte prima del 1470, vale a dire prima della fuga in Polonia, per evitare le minacce di Papa Paolo II nell'affare della cosiddetta congiura dell'Accademia Romana. E lui ha scritto 50, nella sua raccolta, 50 poemi in falecci. Avete il dettaglio sull'altro foglio, e non parlo più, come ho detto, dei due distici Boezio, Filelfo, Callimaco Esperiente. Nel primo libro ci sono 6 poemi satirici, alcuni con connotazioni erotiche, 5 poemi cortigiani, per mettere in valore i suoi propri poemi. Nel secondo libro le epigrammi satirici hanno ancora la maggioranza, ma ci trovano anche poemi letterari, epigrammi di circostanze, anche poemi di corte, poemi umoristici, anche poemi erotici, e ciò che è più originale è che è da rilegare con Sidonio Apollinare anche un breve epitaffio. Il tono satirico è ancora dominante nel libro terzo, 7 epigrammi satirici, una erotica, anche 2 osceni, ma questa è la tradizione del faleccio, e un poema di dedica, secondo la tradizione di Catullo, Marziale, Ausonio, eccetera. Devo dire che, una piccola parentesi, per parlare di un poeta marchigiano, dunque posso parlare, ma un poeta sulfureo, dunque non posso parlarne troppo lungamente, voglio dire Pacifico Massimo d'Ascoli, perché lui ha sistematizzato, ha scritto 2 raccolte, totalmente 20 prefazioni, tutte in falecci, e 19 su 20 nel numero canonico di 8 falecci. Chiusa la parentesi di Pacifico Massimi. Dunque ci sono presso Callimaco anche poemi letterari, erotici. Dunque globalmente i poemi satirici dominano, ma c'è una varietà indubbia. Giovanni Pontano, lui considera questo metro corte come nervoso e come conveniente alle facezie, e il punto 2
del mio handout non leggo il testo, avete un po' la definizione dell'endicasillabo da un maestro dell'endicasillabo, perché la particolarità di Pondano è questa: di una parte, nella sua giovinezza, ha composto poemi in endicasillabi, e una parte di questi poemi è stata integrata nella raccolta Partenopeus Amores, la terza parte della raccolta. Ma dopo ha scritto, e al mio avviso, alla mia conoscenza, è la prima raccolta di questo tipo, tutta un'opera in due libri totalmente in endecasillabi fallici. Il titolo è endecasillabi. Questo valeva la pena. Nei poemi degli Amores ci sono poemi liminali, ma la dominante è erotica. Erotica talvolta quasi oscene, nella linea direi di Beccadelli, ma anche alcuni poemi letterari e poemi legati al tema dell'amicizia. Negli endecasillabi, 70 poemi in endecasillabi, 1817 versi. Nel primo libro si vedono un poema di introduzione, prefazione a connotazione erotica, 26 poemi erotici, 2 per l'amicizia, 3 per la famiglia, dunque soprattutto l'erotismo del primo libro. Nel secondo libro i poemi sono talvolta più lunghi, poemi di più di 80 o 90 versi, poemi ad esempio, lo dico per gli studenti e i colleghi della zona di Napoli, perché io non ho esperienza di ciò che dice Pondano. C'è un poema di 90 versi per di 130 endecasillabi, poema mitologico per mettere in evidenza il valore erotico dei bagni di Baghe. Ci sono due poemi di dedica, con direi il programma degli endecasillabi: amore, giochi, vino. Bel programma. E una postface ad endecasillabos, poema 38, che caratterizza ciò che l'endecasillabo globalmente sempre domina l'erotismo, ma nel secondo libro la varietà tematica è più grande: un poema sull'amicizia, poema sulla famiglia, una satira di un medico, epigrammi morali o cortigiani, eccetera. E arrivo a Marullo. Con Marullo il Fareccio è il secondo metro dopo il distico elegiaco della raccolta Epigrammata. Un fatto significativo: tutti i quattro libri, ci sono quattro libri, cominciano primo poema, distico elegiaco, secondo poema, endecasillabo fareccio. Tutti i quattro libri hanno la stessa struttura, anche il numero degli endecasillabi è quasi regolare, almeno nei tre primi libri, regolare quasi due poemi in falleci su 10 epigrammi. C'è una varietà estrema dei temi, anche erotismo, ma devo dire questa è una differenza con Pondano: l'erotismo di Marullo non è mai osceno e la parte satirica è molto ridotta. Taglio tutta la parte di dettaglio della fattura dei metri per dare soltanto le conclusioni.
avete d'una parte Cleofilo, il faleccio scolare. Vicino al faleccio scolare di Cleofilo c'è Filelfo. Filelfo è interessante dal punto di vista dell'uso del metro, la tematica dei poemi di Filelfo, ma nella fattura del metro è un po' più libero di Cleofilo, ma è ancora vicino a questo modo scolare, e non entro nel dettaglio. Marullo è l'altro estremo. Avete di una parte Cleofilo e vicino a Cleofilo Filelfo, e l'altro estremo Marullo, la varietà, la libertà la più grande, come Catubiana, anche con una libertà nella base, non posso prendere tutti i punti precisi, al punto che un critico della fine del 400 avanzi nelle sue In Catullum et in Priapelias emendationes 1495, dice che Marullo avrebbe un faleccio arcaico. In realtà non è arcaico, è catulliano e forse un po' più di Catullo. Io direi, parlerò di ipercatullianismo, e penso che nello spirito di Marullo non è un arcaismo, sarebbe piuttosto un ellenismo, perché è difficile sapere come i greci scrivevano i falecci, perché il numero di falecci greci è veramente ridicolo, è impossibile fare uno studio serioso, statistico. Ma nello spirito di Marullo, come per la strofa sapica, come ho detto nel seminario, Catullo è colui che ha il primo adattato in latino i metri lirici, e dunque se Catullo scrive l'endecasillabo in un certo modo, deve essere il modo greco, e dunque per me sarebbe questo ipercatullianismo sarebbe piuttosto un ellenismo, e non do il dettaglio. Tra questi due estremi ci sono Callimaco e Pontano. La Pontano, un insistito sull'importanza di questo metro, la tematica di Pontano e soprattutto erotica, talvolta oscena, con una varietà meno grande che presso Marullo, e con un modo di scrivere tra, direi, l'uso di Marziale e, dal punto di vista classico, e il punto di Catullo, tra ambedue. Una particolarità eccezionale di Pontano l'avete al punto 4 del Andaut. Per il momento mi sembra che Pontano sia forse il primo a riprendere un verso stupendo, un endecasillabo ipermetro. Ci sono due esempi, uno in ciascuna raccolta, e questo è il primo punto. Secondo punto, non posso dimostrarlo, ma tutte le statistiche che ho fatte mostrano un'evoluzione nel modo di scrivere l'endecasillabo, un'evoluzione dagli amores agli endecasillabi. Non posso dare il dettaglio. Concludo su Callimaco. Usa del faleccio in modo molto diverso dal punto di vista tematico, un uso moderato, direi, della diversità nella fattura del metro. Callimaco è abbastanza vicino, tra, come Pontano, tra Catullo e Marziale. Due particolarità: un numero stupendo di parole coriambiche, più di 10% di parole coriambiche nel faleccio di Callimaco, e soprattutto lui che usa della sinalefe veramente in modo
più che moderato, evita la Sinalefe un po' meno di ad esempio di Fielvo, ma l'evita salvo per dare effetti particolari. E il punto 3 del handout Kalima può veramente non evita la Sinalefe, ma in questo verso ci sono 3 Sinalefe per esprimere l'ineleganza, direi, per esprimere l'ineleganza. Insus illepidar quin eleganter. E concludo questa presentazione molto rapida dell'endecasillabo falleccio, qui proposto ovviamente e frammentato, anche se ho integrato 4 o 5 altri poeti. Dovete sapere che questo metro è usato in tutta l'Europa, non soltanto nel 400 ma nel 500. Avrei potuto parlare di Antonio Geraldini, di Campano, di Crinito, tanti altri. Spero che il mio studio scritto con tutto il dettaglio potrà essere un punto di paragone per un docente che lavorerà su un altro poeta e potrà situare il tipo di falleccio usato. E io, per concludere, penso in particolare nel campo francese a Jean Salmon Macrin, che negli inni di 1537 ha scritto 56 poemi in falleccio e soprattutto, e concludo su questo perché è un bellissimo esempio della, direi, del matrimonio del Medioevo e dell'Umanesimo, perché c'è un poema stupendo in questa raccolta, un rondo, non so se in italiano posso dire rondello, non so se la parola esiste, perché rondo è una forma poetica vernacolare francese medievale molto particolare che ha delle regole. E Salmon Macrin scrive un rondo secondo le regole francesi in endecasillabi falleci. Bel esempio, tornerò su questo argomento che merita lui solo un articolo, tornerò a trovare sull'argomento. Grazie. Grazie al professor Scendere per questa presentazione, ha contratto al massimo, ma è riuscito a presentarci in un contesto molto articolato, in modo che tutti potessimo seguire il filo del discorso. Grazie per lo sforzo anche qui dell'abbreviato. È una versione italiana improvvisata. Il mio testo parla in francese. Passiamo ora all'ultimo relatore del pomeriggio, del professor Craig Kallendorf, che è un grande, molto noto, stato ferrato, quindi non ha bisogno di presentazione, viene dagli Stati Uniti d'America, che ci parlerà dell'etica neolatina. Al principio vorrei chiedere la vostra pazienza, so bene che abbiamo lavorato molto oggi e a questo punto possiamo anticipare il ritorno a Alberto, ma dopo solo 3 minuti troveremo la libertà. L'epoca neolatina espone il lettore moderno ad una inconsueta serie di difficoltà. Nel periodo in cui sono stati scritti, i poemi appartenenti a questo genere letterario, di cui sopravvivono più di un centinaio, erano considerati come l'espressione più elevata dell'attività letteraria.
dal momento che trattavano soggetti di massima importanza ed erano scritti nel linguaggio ovunque familiare alle persone istruite, cose che garantiva a questi poemi un potenziale pubblico più vasto che i poemi scritti in vernacolare. In ogni caso, pochi poemi epici neolatini sussistono in edizioni moderne, e in un'età in cui lo studio del latino declina con ogni nuova generazione, i nostri borsisti sono l'eccezione, ovviamente, la estrema lunghezza di queste edizioni gioca a loro svantaggio, inibendo l'accesso all'originale e scoraggiando la produzione di traduzioni. E c'è di più, i lettori le cui aspettative sono state forgiate dalle norme della critica moderna, se non postmoderna, hanno talvolta trovato questi poemi noiosi. Non tutti questi problemi possono essere facilmente risolti. Nell'analisi che segue, partirò dallo stesso punto da cui erano partiti i lettori della prima era moderna, assumendo il loro modo di intendere sia l'epica come genere letterario, sia gli antichi poemi su cui quelli neolatini erano basati. Questi criteri di analisi, a loro volta, portano a creare un sistema di classificazione entro cui le dozzine dei poemi epici neolatini che sono sopravvissuti possono essere collocati in categorie distinte sulla base del materiale di cui trattano. Prenderò in esame ciascuna di queste categorie, spiegando i punti chiave, elencando poemi importanti e fornendo una analisi dettagliata di uno o due esempi rappresentativi, in aggiunta ai dovuti riferimenti a diversi altri poemi significativi per ciascuna categoria. Concluderò con qualche commento riguardo a come questo genere di approccio può aiutarci ad apprezzare i poemi epici neolatini sia dal punto di vista storico che da quello estetico. Come è accaduto per la maggior parte degli altri generi letterari, l'epica neolatina è stata considerata come continuazione del genere quale era stato praticato nell'antica Grecia e Roma. Il costante riferimento all'epica antica negli esempi del genere epica neolatina, ora attraverso l'imitazione di scene chiavi, ora attraverso le citazioni di versi memorabili, ha messo in risalto questa continuità. E il poema epico più importante dal mondo antico era senza dubbio l'Eneida. Tiberio Claudio Donato sosteneva che l'obiettivo di Virgilio era presentare Enea come libero da ogni colpa è uno dei più meritevoli ad essere presentato pubblicamente con grande lode. Sostenendo questa idea, tramite le dettagliate osservazioni che suggerivano che Enea era un buon capo, rispettoso verso gli dei, bello e coraggioso e così da seguito. L'approccio di base di Donato all'Eneida ha trovato una continuazione attraverso l'Expositio Virgiliana Continentiae secundum Philosophos Morales di Fabio Panciale Fulgenzio e il commento all'Eneida pubblicato nel 1488 da Cristoforo Landino, commento che all'epoca ha avuto una grande influenza. Dietro questi commenti c'è la convinzione che la poesia è stata creata per lodare la virtù e condannare il vizio. Stretto senso, lode e biasimo sono i tratti distintivi non della poesia, ma del genere epitetico, uno dei tre generi della retorica.
A partire dal IV secolo, in ogni caso, la poetica era divenuta così intrisi di retorica che Donato non ebbe altra scelta che descrivere l'Eneide come fondamentale un trattato per lo più retorico, e non ebbe altra alternativa che descrivere il genere letterario del poema come encomiastico, cioè epidittico. Molto dipende dal riconoscere che per lo scrittore di poemi epici neolatini, l'eroe del poema doveva essere la personificazione di virtù degna di lode. Non tutti i poesi credevano che l'eroe doveva essere moralmente perfetto, ma anche per coloro che non credevano in questo modo, l'eroe doveva comunque essere vicino alla perfezione morale. Questo pensiero riguardo alla persona dell'eroe costituì la base su cui l'epica neolatina fu composta, in quanto determinava che tipo di personaggio principale il poema doveva avere, e come quel personaggio, uomo o occasionalmente donna che fosse, avrebbe dovuto agire. Un personaggio di questo genere non poteva che venire dal lontano passato dell'età classica, dal più recente passato dell'età medievale o dall'età contemporanea. Oppure, se dovessimo portare questo schema epidittico alla sua logica conclusione, l'eroe non poteva che venire dalla Bibbia o da qualche altra fonte di storia religiosa. Un'ultima possibilità era l'epica burlesca, una sorta di parodia. Questi poemi, classici, medievali, contemporanei, religiosi e burleschi, costruiscono i principali tipi di epica neolatina. Il primo poema epico neolatino, L'Africa di Francesco Petrarca, resta il più ben noto di questo genere letterario. Un poema la cui ambivalente recensione può aiutarci a comprendere sia le attese che i pericoli del genere stesso. Il poema celebra un eroe dell'età classica, Scipione l'Africano, e la sua vittoria su Annibale nella Seconda Guerra Punica. L'opera di Livio costituisce la base storica del poema, ma come gli studiosi hanno notato da decenni, l'Africa è essenzialmente un poema virgiliano. Dopo l'invocazione tipica dei poemi epici, l'Africa esordisce con la descrizione di un sogno in cui Scipione l'Africano parla con suo padre e con suo zio. Questa conversazione, che si estende fino alla conclusione del secondo libro, è ovviamente basata sull'opera di Cicerone, Il sogno di Scipione, e sul commento a quell'opera scritto da Macrobio, ma è anche basata sul libro 6 dell'Eneide, in cui Enea anche parla con suo padre in un visione, che presumibilmente è una sorta di sogno. A Scipione viene detto che mentre è in vita sulla terra, deve coltivare affidabilità e giustizia, e che la pietas deve essere sua costante compagna, e che la virtù deve essere esercitata nei confronti dei genitori dello Stato e delle idee. Coloro che si comportano in questo modo andranno in paradiso, esattamente come Anchisa spiega nell'Eneide. Diversamente da Virgilio, Petrarca colloca la sua visione trascendentale all'inizio del poema, in modo che serva come modello per quello che segue. Una lettura attenta dell'Africa, che segue da vicino l'intertesto virgiliano, mostra chiaramente ciò che Petrarca stava cercando di fare. Ciò che è meno chiaro è fino a che punto sia riuscito nei suoi intenti. Petrarca stesso, se
sembra esserti accorto che qualcosa non andava bene, considerato che continuò a rivedere il poema fino alla sua morte, e che gelosamente lo teneva lontano da coloro che ne avevano sentito parlare e che insistevano a vederlo. È evidente che altri poeti siano stati estremamente influenzati dal fallimento del Petrarca, dal momento che tra i molti poemi epici neolatini, quelli che hanno tentato con successo di concentrarsi su un eroe dell'antichità classica, per esempio il Constantinus di Alessandro Donato, l'Alessandreus di Francisco Javier Alegre, possono contarsi sulle dita di una mano. Nonostante l'attaccamento degli umanisti contro qualsiasi prodotto medievale, un altro piccolo gruppo di poemi epici neolatini celebra le lodi di eroi del Medioevo. Forse il poema più interessante di questo gruppo è quello in 15 libri su Carlo Magno, il Carlias di Ugolino Verina. La struttura di questo poema è di nuovo quella dell'Eneide Virgiliana, a cominciare dalla tempesta in mare agli inizi del poema, per poi continuare fino alla discesa negli inferi e concludere con la vittoria militare in Italia. Carlo Magno è un nuovo Enea, come è stato interpretato attraverso il filtro critico della teoria epica della prima era moderna. Egli è l'eroe che non ha mai perso una battaglia e che mai manca di giustizia. È la personificazione della virtù ed il poema è scritto in suo lode. Poemi epici neolatini, ambientati nel passato dell'età medievale, possono inoltre contenere spunti che richiamano il presente contemporaneo, come dimostra la Margaretica di Erasmus Leitus. Questo poema tratta di una grande vittoria militare nel 1389, in cui la regina del Danimarca, Margaret, vinse il re Albrecht di Svezia, cosa che porta all'unione di Kalmar, in cui Danimarca e Svezia furono uniti sotto la corona danese, un momento di gioia per nostro amico Weimar Pada. Anche questo poema è modellato sull'Eneida, con la regina Margaret presentata come Enea, come il perfetto governante, Laetus era danese, e il re Albrecht presentato come l'epitomia della tirannia. Il soggetto più comune dell'epica neolatina era una figura contemporanea, di solito un governante, ma talvolta un altro personaggio famoso che viene lodato per una serie di virtù, in linea con la teoria predominante del tempo. La corte degli Esti a Ferrara, per esempio, ha ispirato due poemi epici del genere, poemi conosciuti, credo, al nostro Dennis Lune. Il primo, di Tito Vespasiano Strozzi, fu il Borsias, un vero panegirico a Borso d'Esti e a suo figlio Ercole I. In questo poema, gli artifici letterari di Virgiliani sono trasporti in Ferrara. Invece del Tempio di Giunone a Carcagine, le frasi di Strozzi descrive la cattedrale di Ferrara, e Mercurio è sostituito, negli vestiti messaggero quasi divina, da un segretario chiamato Bartolomeo Prospero, il quale porta i saluti del Papa ad Ercole. Molte generazioni dopo, Giambattista Giraldi decise di usare lo stesso genere letterario, l'epica di lode e di biasimo, come mezzo per procurarsi la stessa posizione di poeta di corte che Strozzi aveva avuto. Per questo, compose il suo De Obitu Divi Alfonsi Estensis Epicedia,
prendendo spunto da un poema non pubblicato dello Strozzi per lodare Alfonso I, recentemente morto, e suo figlio Ercole II. Un accorgimento tipico dell'epoca, come il ricordo, per esempio, si trova usato in entrambi i poemi con il proposito di presentare una lista delle famiglie prominenti di Ferrara. Giraldi comincia con la lista che si trova nei borsas di Strozzi, ma la giorna, includendo queste famiglie in vero l'intera città nella sfera delle lodi. Tipici del genere epico in questo gruppo sono i poemi che si focalizzano su un leader politico. L'eroe dell'Austrias di Riccardo Bartolini, ad esempio, è l'imperatore Massimiliano I, il quale combatte contro Rupert di Falz per il controllo sulla Bavaria per tutto il corso dei 12 libri di questo poema di stampo virgiliano. Un altro gruppo interessante di poemi in questa categoria tende a lodare un personaggio famoso piuttosto che un governante. L'incontro con il nuovo Bonde fu il primo candidato a infiltrarsi nella cultura neolatina, quale evento più straordinario accaduto in terra. Pertanto non dovrebbe suscitare alcuna sorpresa trovare cinque poemi latini, il cui soggetto in un modo o nell'altro è Colombo e i suoi viaggi. Il nostro Heinz Hoffmann ha scritto in abbondanza a riguardo di questi poemi. Se dunque desiderate sapere di più, chiedete pure a lui. La maggioranza dei poemi epici neolatini si focalizza su un eroe tratto dal presente contemporaneo. Perciò non è possibile nominarli tutti, ma persino un campione rappresentativo è prova sia della diffusione che della profondità della cultura neolatina nella prima era moderna. In Italia, Federica da Montefeltro fu il soggetto di due poemi, il Marzias di Giovanni Maria Filelfo e la Feltria di Gian Antonio Porcellio de Pandoni. Johannes Boceres celebrò le lodi del re di Danimarca e dei conti di Holstein in Carmenum Origine et Rebus Gestis Regum Daniae et Ducum Holsatiae Libri 5, e ci sono molti altri esemplari. Tenuto conto che l'obiettivo della epica neolatina era lodare il proprio eroe, la conclusione logica di questo approccio era focalizzarsi su un eroe della religione cristiana che presenta la virtù ai suoi più alti livelli. In molti casi, la figura religiosa era più o meno contemporanea, la quale cosa confonde i confini tra questa categoria e la precedente. Esempi includono i cinque martires di Francesco Benzia, sulla morte del quinto generale gesuita e dei suoi quattro compagni in India, e il Californianos Carmen di José Mariano di Iturriaga, sulla attività missionaria dei gesuiti in Messico. Lascio questo poema a Andrew Lair, che può discuterlo meglio di io. Un altro gruppo di poemi si focalizza su figure precedenti della storia della Chiesa, quali ad esempio l'Antonius di Matteo Veggio, il Georgius di Giovanni Battista Spagnoli, il Divi Sebastiani Encomium di Macario Muzio e così di seguito. La scelta di un eroe biblico era una frase più comune. Ulrich Bollinger, ad esempio, scrisse un Moses e Johannes Melius un libro Job para classes poeta. Anche il Nuovo Testamento ebbe la sua parte di poemi. Ad esempio, troviamo un gruppo di poemi sulla figura di Maria. Il poema meglio noto in questo gruppo è il De Partu Virginis di Jacopo Sanzaro.
Se Maria è un buon soggetto per l'epoca della lode, Cristo lo sarebbe anche di più. Come un altro gruppo di quei dei latini dimostra a conclusione della serie. Questi poemi oggi sono letti solo da specialisti. C'è comunque un poema in questo gruppo che rimane tra i più ben noti dell'epoca neolatina, Il Christias di Marco Girolamo Vida. Uno sguardo più attento al libro 1 darà un'idea di come profondamente Il Christias si pervaso dal modello virgiliano. Il poema comincia con un'invocazione non alle muse, ma allo Spirito Santo. Ma quando Cristo è sul punto di entrare in Gerusalemme, fa un discorso di incoraggiamento che richiama quello fatto da Linnea nel primo libro dell'Eneide, dopo che hanno naufragato e sono giunti sulla spiaggia di Cartagine. Qui Cristo assume le caratteristiche del Dio Enea, una associazione che continua attraverso tutto il poema. Occasionalmente, nell'epoca neolatina, prevale un tono più leggero. Diversi poemetti neolatini furono scritti ad imitazione del poemetto sulla battaglia tra le rane e i topi che un tempo fu attribuito ad Omero. Il poema più interessante di questo tipo è la Melissomachia, una opera prodotta dagli studenti del Collegio Gesuita in Bruxelles sotto la supervisione di Fernandes Verbitz. Questo poema racconta di una battaglia tra due gruppi di api. Per essere sicuro di coprire ogni caso, c'è una forma occasionale di poema epico neolatino che non rientra nella classificazione qui sviluppata. Ad esempio, quando dei Ralph Ganymedes, Melchior Barlaya scrisse un tipo di epico mitologico che era conosciuto all'epoca, ma il cui soggetto non si presta di fatto alla poetica di Lode Biasimo proprio dal genere. Ma la maggior parte dei poemi epici neolatini, in ogni caso, rientrano adeguatamente in uno dei punti sopra descritti. Se adottiamo una lettura dell'Eneide attraverso il filtro della retorica epidittica come guida per comprenderli e valutarli, i loro eroi possono colpirci in quanto noiosi, ma questo accade solo perché anche Enea era noioso, stando alla maniera in cui l'eroe fu comunemente percepito e interpretato. Esiste comunque un corrente teorica che almeno in alcuni casi ci offre la possibilità di procedere ad una lettura più ricca e stimata dell'epoca neolatina. La maggior parte dei lettori della prima era moderna vedeva Enea come l'eroe perfetto. Pochi almeno non lo vedevano così. Per loro Enea rimaneva il nobile fondatore di Roma, ma al tempo stesso vedevano i suoi fallimenti non meno che i suoi successi, come quando l'eroe diede sfogo alla sua ira ed ebbe il coraggio di combattere in difesa della sua patria nella notte della sua caduta, e quando poi cedette ai suoi desideri e rimase con Didone, e infine quando sconfitto Turno lo uccise nonostante e lo supplicò di avere pietà. Leggere l'Eneide secondo questa prospettiva diventa un processo dinamico, come se il lettore oscillasse tra un Eneo che sta facendo ciò che dovrebbe fare e un Eneo che al contrario non sta facendo ciò che dovrebbe. Sarebbe ragionevole pensare che almeno alcuni dei poeti epici neolatini avrebbero elaborato la loro imitazione dell'Eneide su questa lettura del poema, e ci sono alcune prove che confermerebbero che questo di fatto è stato così. Il Sforzias di Francesco Galeffo è un poema che trae beneficio da questa prospettiva critica.
L'eroe del poema è Francesco Sforza, il quale, come Enea, arriva come straniero in una nuova terra, sposa la figlia del sovrano, conquista il popolo che viveva già lì e stabilì una nuova dinastia. Chiaramente, Francesco Sforza è presentato come un nuovo Enea, che riceve da Giove una garanzia della sua gloria futura, proprio come capito ad Enea. Eppure, mentre Sforza è indubbiamente un nuovo Enea, chiaramente è debole e non è perfetto, come il vero Enea. Quando guida i suoi uomini in battaglia, è paragonato ad un lupo, che impazzisce per l'avido desiderio di porchino. Giunone fa riferimento allo Sforza, chiamandolo Peste Nera, e uno dei suoi nemici veneziani, Francesco Barbaro, esclama con disdegno che egli è odiato dai suoi propri uomini, perché la sua mente era generalmente più plasmabile che tutta la cera di ape della Sicilia. Non sorprende che Sforza non accordo al Filelfo la protezione che cercava. Entrambi conoscevano le regole del gioco e nel dipingere il suo nuovo Enea con tutta la complessità morale del suo modello virgiliano, Filelfo stava chiaramente rinunciando a giocare. Per noi, in ogni caso, il Sforzias diventa intrigante nel momento in cui si presenta libero del rigido schema morale o tutto bianco o tutto nero, tipico della poesia retorcizzata, e presenta un eroe che deve essere analizzato con attenzione attraverso un processo di lettura dinamica e imprevedibile. Il Columbus di Stella, come ho spiegato qualche anno fa, può essere letto alla stessa maniera, così che Colombo diviene un Enea imperfetto, e le simpatie del lettore, almeno occasionalmente, vanno alla popolazione indigene del nuovo mondo. Dal momento che stati condotti più lavori sulle dozzine dei poemi epici neolatini che sono sopravvissuti fino ad oggi, ho il sospetto che questa corrente interpretativa possa apparire meno strana di quanto abbiamo immaginato. Se è così, gli eroi di almeno alcuni di questi poemi risulterono meno noiosi della loro controparte antica, e almeno alcuni poemi neolatini risulteranno degni di essere apprezzati, secondo i nostri standards, tanto quanto secondo le norme delle epoche in cui furono scritti. Grazie a tutti. Grazie molto per questo perfetta relazione che abbiamo seguito molto bene, molto articolata, molto precisa, pur nella complessità degli argomenti da sviluppare, il tempo perfetto, il dettagliato perfetto, il costrutto ideale, abbiamo gustato, grazie davvero. Non so se avesse si vuole accomodare la sedia elettrica. Vediamo se ci sono interventi, suggestioni, proporre i nostri due relatori di questa ultima parte del venerdì. Io vorrei, mentre, come si suol dire, si scalda l'atmosfera, un piccolo quesito al professor Kallendorf, anche in relazione alla conclusione che ha fatto. Quando è che si prende consapevolezza che un conto nell'epica è Carlo Magno, che è vissuto veramente pur con l'indotto aulico della celebrazione, e Enea, ad esempio, che è un eroe che non ha mai vissuto realmente, diciamo, ha vissuto solo letterariamente. E quando è che si prende consapevolezza di questo passaggio? Nella
questa età non c'era una distinzione rigida tra storia e epica, e quindi i poeti epici neolatini hanno trovato un eroe in storia e anche in questo. Nella letteratura, esatto. Terrenti, prego. Sì, avrei qualche domanda al professor Charlet. Allora, mi ha sempre affascinato la storia dell'Ende Castiglio Paleggio. Possono sentire? Sì, sì, sì. Bene, sento. Come mi prima. Allora, mi ha affascinato la storia dell'Enesiva Bufaleccio, e la mia impressione per quanto la sua storia antica è che è stato usato in modo sporadico dai greci, poi nella generazione di Catullo, incluso da Catullo stesso, veniva usato molto, c'era un'esplosione, una moda di questo metro, e poi dopo avevo l'impressione che si utilizzava meno a parte da Marziale, ma lei conosce meglio di me la sua storia troppo antica. Tuttavia, non mi trovo d'accordo con la sua osservazione che già nella generazione di Catullo il faleccio è un metro satirico ed erotico, quindi per Catullo il metro per temi erotici è per lo più... sono i distici elegiaci. No, ma la concentrazione di commenti erotici è la più alta. Della satira, anche lì. La mia teoria è che magari per associazione con la persona di Catullo e con questa generazione, o magari a causa di Marziale, il faleccio riceve la fama di essere un metro erotico, però non, magari lei non è d'accordo. Grazie. Allora, ci sono almeno tre punti. Il primo, l'impressione che può dare lo stato dei testi a noi pervenuti non deve essere considerato da una realtà storica. Come l'ha fatto osservare, ad esempio, nel seminario il professore Hoffman, c'è tutta una parte perduta della letteratura latina, la letteratura latina codina, eccetera. Allora, primo punto. E tra Catullo, dopo Marziale, ad esempio, l'impressione che dà la corrispondenza di Plinio è che l'endecasillabo è un metro veramente alla moda, che è scritto nella Roma elegante, eccetera. E siamo al secondo secolo. Poi, per la poesia della fine del secondo, terzo secolo, veramente abbiamo dei piccoli, piccolissimi pezzi. Dunque, non si può dire che questo genere ha avuto una, come direi, una curva irregolare. Ciò che è vero è che questo metro sviluppa soltanto dall'età umanistico e soprattutto a Roma. Questo è giusto, ma già un po' prima di Catullo ci sono già delle tracce. Catullo ovviamente è il più grande per noi, Catullo è quasi l'inizio, ma in realtà non è il primo a Roma. Allora, questo per il primo punto, e nella tarda antichità è un metro così alla moda che ancora nella società di Sidonio Apollinare, perché Sidonio Apollinare c'è tutto un sacco non soltanto di poemi, ma nelle lettere di Sidonio sono poemi falleci, e scrive che piace ai suoi corrispondenti e anche dei corrispondenti che scrivono in falleci.
primo punto su l'erotico e il satiro. Io ho preso tutti i poemi di Catullo, tutti li ho letto e ho caratterizzato il contenuto, e ci sono dei poemi erotici in Faleci, e per me la differenza è una differenza di tonalità. Direi che il distico elegiaco è un metro, direi, per l'erotismo dolce. E non voglio entrare nei dettagli, nei particolari. Il Faleccio è un erotismo più piccante, più mordente, dolce amaro, non dolce, ma dolce amaro. Questa per me è la differenza di tonalità nell'erotismo, perché quando si dice erotismo ci sono tante varietà di erotismo, e per me la differenza è questa: distico elegiaco, erotismo dolce; Faleccio, erotismo dolce amaro. Lei dice soltanto con Marziale che il metro è legato all'erotismo o all'oceano, è il Priapeia. Il Priapeia, lei ha dimenticato il Priapeia. Io non sono dell'avviso di Vermans, che ho conosciuto, un bravissimo ricercatore belga. Per lui l'essenza del Faleccio sarebbe l'erotismo e la sessualità. Questo, a mio parere, è esagerato. Io non ho detto niente di questo tipo. Ma per dire che non fu necessario aspettare Marziale per avere un uso erotico del Faleccio. Sono altri che desiderano prendere parte, professore? Sono io, posto una domanda molto acuta in torno all'Hermaphroditus di Panormita. Perché in quella raccolta, in gran parte oscena, non ci sono poesie in endecasillabi? Per caso, di recente ho dato un'occhiata alla trasmissione dei Priapea. Sono una raccolta di 80 epigrammi, in gran parte osceni, attribuibili al primo secolo dopo Cristo. Ma per quanto riguarda la trasmissione, sono in effetti un testo umanistico, perché il codice più antico è stato scritto da Boccaccio, era una renziana. Dunque Boccaccio ha scritto endecasillabi, almeno come copista, anche Marziale per inciso. Il secondo codice, in ordine cronologico, è datato 1421, Padova, è in Bodleiano. Qual è il terzo codice? Gli editori non ce lo dicono, ma credo che sia un altro laurenziano, che è il primo codice a copiare Priapea e Hermaphroditus di Panormita. È il laurenziano 3322. Non solo, è l'esemplare di dedica dell'Hermaphroditus a Cosimo de' Medici, scritto da un copista ben noto, un calligrafo, Giacomo Curlo, quando, secondo la Vigna della Mer, intorno al 1426. Io suggerirei che Panormita, quando stava scrivendo l'Hermaphroditus, non conosceva ancora il Priapea. Allora, è possibile che che Beccarelli, che il Panormita, non conosceva ancora il Priapea. Ho qualche dubbio, perché
leggendo le note e parlando con l'editrice del Hermaphroditus, Donatella Coppini, dà l'impressione, e a mio avviso ci sono riferimenti ai Bibliotheca. A mio avviso ci sono, abbiamo alcuni manoscritti, ma non tutti sono conosciuti. E d'altra parte, se la cosa è discutibile per le Priapea, Catullo e Marziale, allora la conoscenza di Catullo e di Marziale. Sarei un po' d'accordo con te, chiesto, ma è un discorso. Ma di Marziale è come se lei pensa che non ci sia possibilità nei sillabi di Marziale, per me sarebbe sorprendente. E Beccadelli conosce benissimo Marziale. Allora, anche se non conosceva le Priapea, e io ho un dubbio sulla non conoscenza dei Priapea da Beccadelli, la conoscenza di Catullo e di Marziale era sufficiente per usare di questo versi e per di più. È vero che una buona parte dell'Hermaphroditus è oscena, ma non ci sono soltanto poemi osceni, ci sono pochi, sì, ma ci sono pochi poemi che non sono osceni, dunque poteva anche scrivere endecasillabi, non hard, ma dolci, direi, poteva farlo. E perché non l'ha fatto? Perché per Catullo e Marziale non potete negare la conoscenza di Catullo e Marziale. È sufficiente perché Catullo sono 550 versi, Marziali il numero degli endecasillabi è enorme. E nessun poema in questo metro? Certamente. Ma io non ho di risposta. Abbiamo ancora un minuto di tempo per un intervento riguardo. Non sapevo quello che lei ha detto sulla Priapea, ma l'arrivo di Catullo a Napoli è una questione molto problematica. C'è una lettera del 1457 in cui un emissario napoletano a Verona, a Venezia, viene pregato di cercare Catullo perché nella biblioteca reale a Napoli non c'è, e io personalmente non so se Beccadelli ha posseduto un codice di Catullo. Cioè, leggi Beccadelli, è sufficiente leggere, non so se lei, per dire questo, a mio avviso, lei non ha letto l'Hermaphroditus. Perché lei ce l'ha fatta. Professore, ci fermiamo delle casine più dolci, ma non quella spinta. Non spingiamo a leggere. Siamo al limite, sì, una battuta. No, io sono una cosa. Prego. Perché all'inizio del 300 Albertino Mussato scrive i Priapea e anche Cunneia, e a quanto pare Albertino Mussato i Priapei antichi non li conosceva, e l'Hermaphroditus è stato licenziato mi pare nel 1425, e in effetti i Priapei antichi non erano ancora in giro per la libreria. Cioè, non è semplice la cosa. Il Mussato scrive dei Priapei senza conoscere Pietro. Aveva il nome, perché il nome è preso Servio. Il punto è questo. Servio riconosce che questa raccolta è virgiliana. Dunque, anche una persona che non ha il testo di Appella può scrivere una raccolta con questo titolo, perché il titolo è dato da Servio. A mio avviso questa è la spiegazione, ma ho ritenuto dell'intervento del collega Rilke
Boccaccio, è il primo ad aver ricopiato, che il secondo manoscritto conservato è del 1421. L'Hermaphroditus 25-26, l'anno dopo il manoscritto offerto e legato ai Priapeia. No, però non è, cioè non è semplice proprio. No, ma è secondario perché la presenza di centinaia di endecasillabi presso Catullo e presso Marziale pone un problema per spiegare perché Beccadelli non ha scritto in questo metodo. Bene, e io visto loro ritengo che anche c'è stato comunque spazio per esprimere diverse opinioni, ritengo che possiamo ringraziare nuovamente i nostri due relatori dell'ultima parte del pomeriggio. A tutti voi una buona serata e arrivederci domani mattina. Pero...